con il nuovo direttore sportivo della società sportiva Arezzo, Emiliano Testini. Intanto voglio partire comunque dall'emozione, da cosa rappresenta questo incarico che le è stato dato. Sicuramente tornare ad Arezzo è qualcosa sotto l'aspetto umano ed unico, quindi per me è una sensazione incredibile che è anche difficile trasmetterla a parole, quindi l'aspetto umano non ha rivali con nessuna piazza in questo momento. Quindi io ringrazio la società e la proprietà che mi ha dato questa possibilità importante, ripartendo da un momento storico per l'Arezzo di grande difficoltà. Ecco, lavorerà a fianco di Ermanno Pieroni, da questo punto di vista, insomma, una persona di grande esperienza potrà aiutarla, no? Assolutamente sì, Ermanno è una persona che vive il calcio da 40 anni, quindi ha grandissime competenze e grandissima qualità. Sicuramente ci sarà molto da imparare. Quali saranno le prime mosse del direttore sportivo Emiliano Testini? Ma io non credo che questo qui sia il momento per parlare di mosse, perché c'è da pensare ad altre cose in questo periodo, però poi andando avanti con la società vedremo quelle che saranno le esigenze della squadra, della piazza, e comunque sia c'è tanto da fare, tanto da ricostruire, quindi lo vedremo, starà facendo appena... Da dove si riparte però? In questo momento si riparte da zero, quindi va tirata una linea, perché qui l'anno zero sotto tutti gli aspetti, societario e sportivo, quindi c'è da ricostruire tutto, dalla prima squadra naturalmente ha fatto un qualcosa di determinante, vedremo con i giocatori singoli quello che ci sarà da fare, poi il settore giovanile sicuramente sarà una parte importante di questa società.